Bentornati, miei ombri, in questo nuovo video dedicato a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Allora, oggi faremo un video riguardante la Pokéball Plus su Pokémon Spada e Scudo e come si fa ad ottenere Mew. Siccome alcuni di voi mi hanno chiesto: ma Shadow, ma Mew si può passare da Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee se l'ho già ritirato tramite la Pokéball Plus? Oppure se Mew serve per il Pokédex, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una serie di domande che mi sono state poste e le quali appunto andremo a vedere la risposta oggi in questo video. Allora, partiamo subito col dire che su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, contrariamente a Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, non è possibile utilizzare la Pokéball Plus come controller. Ovvero non potete utilizzarla per muovervi durante il gioco, ma si può comunque collegare per inserire all'interno della Pokéball Plus un Pokémon di Spada e Scudo. Cosa serve fare ciò? In sostanza, il Pokémon entrerà qui dentro, ci potete interagire attraverso i tasti, attraverso lo stick, attraverso le camminate, i vostri passi che farete nella vita reale. E questo va praticamente a completare degli obiettivi e più ne completate e più ricompense vi daranno. Le ricompense che si ottengono sono Pokéball, Ultra Ball, caramelle rare, pezzi stella e altre robine. Allora, quindi andiamo a vedere come si collega la Pokéball Plus su Pokémon Spada e Scudo. Prima proveremo con questa, che è quella che utilizzavo su Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Poi invece andremo ad aprirne una nuova. Adesso qui vedete trasparente perché la scatola è verde. Comunque andremo ad aprirne una nuova per verificare, per ottenere Mew. Allora, proviamo a collegarla. Innanzitutto bisogna andare sul menu, dono segreto, dopodiché vai a spasso con la Pokéball Plus. A questo punto ti chiede di premere il tasto. Io adesso ce l'ho collegata perché non è carichissima, quindi non volevo che si disconnettesse durante la prova. Perfetto, una volta premuto il tasto qua superiore, ti chiede di scegliere un Pokémon con cui andare a spasso. Scegliamone uno, chiaramente adesso uno che non mi interessa più di tanto, anche se poi comunque dopo vedremo che si può togliere abbastanza facilmente. Per esempio, Metapod. Seleziona. Collegamento in corso. Chiaramente, assicuratevi sempre di avere la Pokéball Plus carica, perché meglio non verificare cosa succede in caso di disconnessione durante il trasferimento o cose simili. C'è anche il rischio di perdere il Pokémon. Allora, Metapod è entrato nella tua Pokéball Plus. Perfetto. Adesso, questa è accesa. Se andiamo a vedere nel menu dei controller, dovrebbe anche essere. Aspettate, vediamo se me la fa proprio collegare. Eccola qua. È collegata, quindi io mi posso muovere. Se entro però nel gioco. Ah, allora, adesso che il nostro Metapod è qua dentro, possiamo interagire. Come? Bisogna prima innanzitutto schiacciare lo stick analogico per 2 secondi più o meno e si illuminerà a seconda del colore del Pokémon, in questo caso verde. A questo punto siete nella modalità gioco. Vedete? Se scuotete farà il verso, se muoverete anche lo stick farà alcune azioni e soprattutto, appunto, come dicevo prima, se camminate registrerà i passi. Per esempio, adesso proviamo a scuoterlo, così vediamo poi dopo le ricompense. Chiaramente adesso ce ne saranno poche perché non sto facendo sostanzialmente niente se non scuoterla. Ok, a questo punto direi che può bastare così. Per toglierla dalla modalità gioco vi basterà schiacciare lo stick. Adesso non fa più niente. Quindi, come si fa eventualmente per togliere il nostro Metapod? Basterà ripetere il procedimento, quindi dono segreto, vai a spasso con la Pokéball Plus, ricollegarla con il tasto superiore, attendere il collegamento. Metapod sta facendo una passeggiata, vuoi interromperla? Sì. A questo punto Metapod ritornerà nel box da dove era venuto in sostanza. Ok, hai fatto una passeggiata. Passi fatti insieme 121. Quindi questa cosa, ragazzi, sbarella un po' come gli pare ogni tanto, eh? Vabbè,
Prima, per esempio, l'avevo fatto e non mi calcolava passi, ma solamente svago e divertimento, se non sbaglio. Comunque, abbiamo fatto 121 passi secondo la Pokéball Plus. Svago 16, divertimento, entusiasmo, richiami, risposte ai richiami. Sì, perché ogni tanto credo che faccia dei versi e sostanzialmente potete andare a interagire con lui per appunto rispondere al richiamo. E poi si può anche collegare o mettere un Pokémon da Pokémon Go. Per esempio, se volete. Allora, adesso andiamo a vedere cosa ci dà. Ecco, per i nostri incarichi compiuti ci dà 3 Pokéball. Chiaramente adesso sono pochine, anche perché non ho fatto niente, anzi, ci ha segnato più del dovuto. E quindi, perfetto. Questo è un po' il funzionamento che potete avere con la Pokéball Plus. Adesso invece parliamo di Mew. Mew, mi avete chiesto, come avevo già detto all'inizio del video, la vado ad aprire perché ancora non l'ho aperta. Nostro cavetto. Mi avete chiesto, ma serve per completare il Pokédex e quindi per il Chroma Amuleto? No, non serve Mew, anzi vi dirò che non è nemmeno segnato nel Pokédex, quindi adesso lo andremo a prendere. Allora, vediamo di collegare la nuova Pokéball Plus, vediamo se è carica. Vai a spasso con la Pokéball Plus. Il procedimento per ottenere Mew è sempre lo stesso, diciamo, di quando andate a collegare una Pokéball Plus. Semplicemente dovrebbe riconoscere la Pokéball Plus nuova e quindi vi dice: all'interno c'è un Pokémon, lo vuoi ottenere? Adesso comunque vediamo. Mi sa che è scarica. Quindi cavo, anche perché, ragazzi, se fate questa operazione qui mentre state passando o ricevendo comunque Mew, il Pokémon rischia veramente di cancellarsi. Quindi attenzione. Intanto vi dico che se avete appunto una Pokéball Plus dove avete già ritirato Mew su Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee, non potrete fare ancora questo procedimento. Quindi, in sostanza, il Pokémon Mew che avete su Let's Go Pikachu e Eevee è quello e quello rimane. Non c'è un'altra copia di Mew qua dentro, in sostanza. Quindi è un po' una fregatura. Perché chi ha già comprato la Pokéball Plus per Let's Go Pikachu e Eevee sicuramente avrà già anche riscattato Mew e quindi non potrà appunto trasferirlo anche sulle proprie copie di Spada e di Scudo. Ma ragazzi, questo non significa che dovrete comprare un'altra Pokéball Plus per ottenere Mew. Semplicemente dovrete aspettare l'anno prossimo, quando verrà rilasciato Pokémon Home, ovvero il sistema per, diciamo, raccogliere tutti i Pokémon anche provenienti da, per esempio, Pokémon Go, Pokémon Let's Go Pikachu, e poi successivamente trasferirlo su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Non dovrete ricomprare niente in sostanza, però capisco che scoccia dover aspettare che venga rilasciato Pokémon Home. Vabbè, ecco qua, finalmente si è ripresa. Adesso dovrebbe collegarsi e chiederci: perfetto, la Pokéball Plus contiene un Pokémon in regalo per te, vuoi riceverlo? Assolutamente sì. Ah, si comanda comunque sempre dal joypad. Ok. Se Nintendo Switch o la Pokéball Plus si spengono e se la connessione si interrompe mentre stai ricevendo un dono, potresti non essere più in grado di riceverlo. Assicurati, ok. In realtà adesso è un po' rischioso perché la batteria non è molto carica, ma essendo collegato comunque alla rete elettrica dovrebbe reggere. E quindi aspettiamo. Eccolo qua, collegamento a internet stabilito. Non spegnere la console, ovviamente. Ecco qua il nostro Mew, ragazzi. Vediamo. Ecco il nostro pacchettino regalo. Voilà! Ed ecco come ricevere Mew su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Questo attualmente è l'unico modo, attraverso la Pokéball Plus. Ma ripeto, ragazzi, se possedete già un Mew, ad esempio appunto su Let's Go Pikachu o su Pokémon Go, aspettate chiaramente il nuovo sistema di trasferimento dei Pokémon l'anno prossimo. Allora, hai ricevuto Mew. Ok, andiamolo a vedere. Dovrebbe essere nel box. Credo. Dovrei avere la squadra al completo, sì. Allora, andiamolo a cercare adesso. Strano che non me l'abbia messo direttamente lì dove ero. Ah, qua. Vabbè, nell'erba. Perfetto. Allora, le statistiche non sono neanche così alte, anzi. Come potete vedere, velocità, difesa, EPS sono al 6, il resto così così. Non è possibile, ragazzi, uscire e ripetere il procedimento perché
quel Mew lì è quello e basta, quindi non c'è una possibilità di resettarlo per appunto tentare di ottenerlo con delle V migliori o con la natura che si vuole, anche se la natura poi si potrà comunque andare eventualmente a cambiare con le mente, se proprio ci interessa un Mew competitivo. Allora, mi sono scordato prima, controlliamo quale info. Sincronismo: se un nemico avvelena, paralizza o scotta un Pokémon con questa abilità, viene colpito dallo stesso problema di stato. Perfetto. Livello 1, solamente botta, natura furba, ottenuto durante un evento speciale. Perfetto. Allora, adesso voglio provare a livellarlo, quindi lo andiamo a mettere in squadra, un posto per esempio di Rhyperion. Dovrei avere parecchie caramelline da parte, quindi 77. Solamente con 36, ragazzi, caramelle ESP, scusate, XL, si riesce a portare un Pokémon dall'1 al 100. Ah, siccome però lui è un Pokémon evento, potrebbe salire più velocemente. Comunque, veramente poche. Allora, adesso impara un casino di mosse. Allora, ragazzi, questo è il moveset che ho, diciamo, inserito a Mew solamente con le mosse che ha imparato appunto dal leveling, ovvero forza antica, goccia vitale, psichico e forza sfera. Vediamo se possiamo imparargli qualcosina di meglio tramite le MT o le DT. Come sapete, Mew può imparare assolutamente qualsiasi tipo di mossa e quindi volendo ha potenzialità infinite. Allora, io gli imparerei una mossa di tipo fuoco, tipo lanciafiamme. Adesso, visto che ragazzi non mi interessa il competitivo, andrò a inserire al posto di goccia vitale, giusto per avere un attacco che fa danni. Perché adesso lo voglio andare a provare in un raid e quindi dynamaxizzarlo. Altri, infatti, mi hanno chiesto: ma Mew si può dynamaxizzare? Sì, come tutti i Pokémon del resto. Allora, gettiamoci un Desioblocco. Salviamo il gioco. Ok. Vediamo che appare normale volante, vabbè, chi se ne frega, noi teniamo, ah, ce l'ho già selezionato, andiamo con Mew e vediamo un po' com'è nel raid Dynamax, ragazzi. Ok, Unpheasant, un po' alla francese, Unpheasant. Ok, ragazzi, questo è il nostro Mew Dynamax. Non saprei dirvi sinceramente se è abbastanza potente come Pokémon nel competitivo, so che viene usato come più che altro Pokémon di supporto, quindi non di attacco. E adesso gli ho imparato solamente attacchi, l'attacco appunto che fanno danni, giusto per vedere così, ma però comunque Mew è sempre Mew. Beh, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo visto insieme come funziona la Pokéball Plus su Spada e Scudo e come ritirare Mew. Allora, l'ultimissima cosa, perché mi stavo ancora dimenticando, vi faccio vedere, ragazzi, che Mew non c'è. Eccolo qua. Infatti, quando l'abbiamo catturato, quando l'abbiamo ottenuto tramite appunto il regalino, non ci ha assolutamente detto niente per quanto riguarda appunto il Pokédex. Nessuna registrazione, niente di niente. È semplicemente un Pokémon così. Se uno che colleziona tutti i Pokémon lo vuole avere, ce l'ha. Però effettivamente ai fini del gioco non serve assolutamente a niente. Ok. Adesso è davvero tutto, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.